Le moschee abusive a Milano si moltiplicano. Questo avviene nel totale silenzio di chi amministra. Nonostante le promesse da campagna elettorale di 5 anni fa, il sindaco Beppe Sala è riuscito nell'impresa di non chiudere nemmeno mezza moschea abusiva. Questi luoghi di culto, dove nessuno sa che sermoni vengano fatti, sono ancora tutti al loro posto, con evidentissimi abusi edilizi che non rispettano la legge regionale. Sono oltre 10 le realtà di questo tipo dove più relazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale hanno messo nero su bianco le irregolarità, contestando la presenza di decine e decine di musulmani che si radunano in spazi non a norma per pregare. Perché la sinistra continua a tollerare questi abusi? Questa è la domanda che si fanno i cittadini, ma la risposta in realtà è semplice: per accattare anche i voti di questi abusivi dopo quelli dei delinquenti e centri sociali. PD e compagni sono proprio allergici alla legalità e alla sicurezza. Oggi sono in via Cavalcanti, qui dove 5 anni fa il sindaco Beppe Sala era venuto promettendo di chiudere la moschea abusiva, qui dove non è cambiato nulla e dove pregano uno scantinato contro ogni legge e regola. Ricordo inoltre che nei progetti di Sala c'è la regolarizzazione di 4 moschee abusive. Ecco con chi tratta Beppe Sala e con chi noi non scenderemo mai a patti. Chi non rispetta la legge va condannato e sgomberato, non certo favorito con scorciatoie. Chiedo al sindaco, perché manda i vigili a multare i commercianti per una fioriera fuori posto di qualche centimetro e lascia invece centinaia di musulmani pregare in scantinati senza uscite di sicurezza? In questi anni, per le mie battaglie contro gli abusi di certe comunità islamiche, ho ricevuto minacce di morte, minacce rivolte sia a me che ai miei figli e anche minacce di stupro. Ma non indietreggio né mi arrendo. Non ho paura e, nonostante offese e insulti, continuerò questa lotta. Sono contrario all'islamizzazione dell'Italia e penso che, come diceva Oriana Fallaci, non dobbiamo arretrare e svendere la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra identità.